Bentornati ad una nuova puntata di Nero su Bianco. Direi di assolutamente non cambiare canale, non che le altre volte lo meritasse, ma insomma parliamo di sanità. È un argomento che davvero tocca tantissimo, ecco, la nostra popolazione, i nostri concittadini. Ne parleremo ovviamente con i nostri ospiti e con tanti servizi che la nostra redazione ha preparato per noi. Andiamoli subito a presentare. E quindi li ringraziamo anche per essere presenti. Marco Donati, onorevole Marco Donati, Buonasera. Partito Democratico, benvenuto. Giuseppe Ricci, Comitato per la Salute, si chiama così? Ok. Cristiano Romani, sovranità nazionale piuttosto che Movimento insomma, Nazionale, Movimento Nazionale, ecco. E Luciano Ralli, capogruppo in Consiglio Comunale del Partito Democratico, ma è anche ovviamente un medico. Ecco, Luciano Ralli è l'ultimo che abbiamo presentato, ma in realtà è il motivo per cui siamo qua. Non perché, cioè, il motivo è presto detto, insomma, questa uscita, insomma, che lei ha fatto, questa uscita pubblica davvero molto importante sulla sanità aretina, che ha insomma, messo in luce alcune cose che, devo dire, poi i cittadini a noi segnalavano praticamente quasi tutti i giorni. Ecco, insomma, ha creato davvero un bel vespaio. Ecco, io non voglio dire di polemiche, di opinioni, chiamiamole opinioni. Ecco, alcuni medici, come anche il dottor Agnolucci, hanno sottoscritto quello che il dottor Ralli ha detto. Insomma, altre personalità si sono espresse. Intanto partirei proprio da Luciano Ralli, chiedendogli, insomma, che cosa l'ha spinta a, come dire, a fare questa uscita pubblica. In questo caso, però, ovviamente, come consigliere comunale, lei aveva partecipato a tessere i territori e aveva ascoltato questa relazione del dottor Desideri e insomma ha dato un suo giudizio, sbaglio? Sì, Prego. proprio nell'occasione di questo evento di incontro tra la ASL, quindi la sanità pubblica, e gli amministratori comunali diciamo, di tutta la provincia, c'erano sindaci, amministratori comunali, consiglieri comunali come me, io sono intervenuto dicendo che rispetto a. Siamo in una fase molto delicata, nella misura in cui le conseguenze della crisi economica stanno comportando, ma proprio negli ultimi anni, proprio diciamo, un incremento del disagio sociale, tale da comportare in alcuni settori un carico, diciamo, di nuovi bisogni socio-assistenziali e socio-sanitari, tale da dover individuare da un lato un paio di emergenze, di dover intervenire immediatamente e poi di cominciare a pensare, diciamo, a quello che è la sanità degli anni, io parlo ovviamente a livello locale, degli anni 2020. Questo poi si inserisce in un dibattito più vasto, che è un dibattito di livello nazionale rispetto al quale chi crede come noi crediamo assolutamente nella necessità di sostenere un sistema sanitario pubblico, credo che sia. Come dire, dobbiamo assolutamente pensare alla quarta riforma del servizio pubblico. Vi ricordate, c'è una legge che ha istituito il servizio sanitario pubblico e poi ci sono tre riforme. Io credo che siamo pronti per la quarta e è necessario proprio per mantenere pubblico il servizio sanitario. C'è un livello nazionale che ne parla, c'è la difficoltà in questo momento, dato che la legislatura volge al termine di affrontarlo a livello di governo. Credo che la Regione Toscana, che voglio dire, ha una sanità buona, riconosciuta, diciamo, tra le eccellenze della nazione, ma c'è la necessità di cominciare a prevedere il futuro e quindi occorre una riforma del sistema sanitario toscano, perché quella che è stata ultima è stato un riordino. Ecco, su questo ragionamento si è inserito, dico però, le due emergenze, e cioè quelle che da un lato abbiamo un carico crescente su tutta la sfera che riguarda l'emergenza territoriale, l'emergenza della rete dei pronto soccorsi, che sono oberati da crescenti numeri, stiamo parlando, sono dati pubblici, quindi lo dico da consigliere comunale, siamo a 160.000 accessi. Nel complessivo dei pronto soccorsi. Questo non corrisponde a una minore attività dei medici di famiglia, ma anche lì sono cresciuto il numero di richieste, di bisogni, proprio perché il disagio sociale è molto forte in questo periodo. Ecco, E quindi
e quindi c'è un tema. E dall'altra, e qui termino, abbiamo la questione dell'emergenza di fatti nuovi. Il disagio giovanile oggi è un tema nuovo e su cui occorre prestare attenzione e fare nuovi investimenti. Ecco, tra i fatti nuovi, ve lo dico più da mamma, che insomma ha seguito davvero con tanta fatica questa notizia, non possiamo non parlare, seppur in maniera superficiale, perché non è assolutamente l'argomento di questa sera, ma insomma questa bambina che ha sconvolto, il caso di questa bambina di Castelfranco che ha sconvolto tutti, davvero tutti, non solo la comunità di Castelfranco. Ecco, insomma, la vita è frenetica, le persone forse si curano meno, non lo so, questo magari cercheremo di capirlo. Questi fatti però accadono. Allora, insomma, questa riflessione sulla sanità secondo me davvero va fatta adesso, come diceva il dottor Ralli. Passo la parola a Marco Donati per due aspetti, non solo quello sanitario, ma sul caso della bambina, le rubo una battuta, il famoso seggiolino di Bibbiena. Proviamo a, come dire, farlo finanziare a qualcuno per vedere se insomma questo prototipo riesce a come dire, entrare nel mercato, se ha mercato, io non lo so, non posso conoscere insomma le prerogative, ecco, commerciali anche di questo prodotto, se potrebbe essere un prodotto appetibile, non lo so, ma le posso strappare una piccola promessa da questo punto di vista. Ma può strappare più che una promessa, perché quando l'ISIS di Bibbiena, la scuola che ha brevettato il seggiolino alcuni anni fa, ha come dire, messo in luce anche l'idea che si potesse pensare a uno strumento di questo tipo per superare momenti drammatici come quelli che stiamo vivendo in questi giorni, parlando di insegnanti mi sono poi interessato anche al tema di carattere legislativo. Quindi sono alcuni anni che mi interesso a questa vicenda e con l'idea di presentare anche un documento di legge, un testo normativo che chiedesse di modificare di fatto il codice della strada, inserire come per le cinture obbligatorio un meccanismo di quel tipo, che vedete non è così complicato, nel senso che però richiede una serie di valutazioni oggettive. Non è tanto la intuizione felice degli insegnanti, gli studenti dell'ISIS, che sono veramente una scuola di eccellenza. Non sarebbe difficilissimo per le aziende non tanto utilizzare quel brevetto, quanto un piccolo marchingegno inserire un strumento che sentendo la pressione può consentire di riconoscere se in quel momento c'è una presenza che non ci deve essere in macchina, e quindi attivare le quattro frecce, il clacson, tutta una serie di informazioni che attirano l'attenzione delle persone. C'è già, quando sono pensato di presentare questa proposta di legge, ho riscontrato con favore che c'è già una proposta di legge depositata, è dell'onorevole Melilla, che è un mio collega parlamentare, l'ha depositata 2 anni fa, e che tra l'altro cita nell'introduzione a questa legge proprio l'ISIS di Bibbiena, quindi l'istituto che ha brevettato il seggiolino. Però ecco, è molto semplice da questo punto di vista. Il problema poi però è chiaramente il collegamento tra le aziende e poi le autovetture, e quindi ci sono sicuramente stati in questi anni alcune valutazioni sono state fatte, però vediamo se, come diceva prima il dottor Ralli, questa è una legislatura che ormai volge al termine, se non forse entro il termine di questa, ma sicuramente nella prossima proviamo che ci sia, come dire, sottoscritto o meno, a provare un dibattito per arrivare a una soluzione che eviterebbe forse quello che per le statistiche sono ormai circa 2 morti l'anno e che sono ogni volta, come dire, sensibilizzano l'opinione pubblica per la drammaticità e per i soggetti che ne sono purtroppo poi le vittime. Oppure insomma, banalmente, a me era venuto in mente, tra l'altro lo leggevamo nei commenti della nostra notizia, magari mettere obbligatoria la telefonata dell'asilo che avvisa il genitore, cioè no, avvisa il genitore, che chiama il genitore, che dice: ma come mai oggi il bimbo che si è ammalato? Che è successo? Vabbè, insomma, questa è un'altra cosa che non costerebbe nulla e che però per il momento non si fa, quindi speriamo che la si possa fare. Sulla sanità, poi sappiamo che l'onorevole Donati ci deve lasciare. Che si fa? Si sottoscrive quello che dice il dottor Ralli o no? Cioè, ora, detta così, sembra un po'. Però, insomma, lei condivide che insomma, nel nostro territorio comunque il dottor Ralli parla di liste di attesa inaccettabili, pronto soccorso che comunque fanno fatica a prendere in carico i pazienti. Che ne pensa? Lei qualcosa aveva già scritto, se non sbaglio, nel suo profilo, quindi... Ma sul mio profilo
avevo semplicemente il mio profilo Facebook, una dichiarazione, avevo semplicemente sostenuto quello però che con il dottor Ralli ci diciamo da molto tempo, quindi ho ritenuto, non dico sostenere, però ecco, credo sinceramente prendere atto che le valutazioni che ha fatto, il dibattito che ha aperto il dottor Ralli, seguito anche da Angelo Agnolucci, è un dibattito che esiste in città su varie forme da tempo, ma che con l'esperienza, la professionalità e anche le capacità politiche il dottor Ralli insomma, mi ha messo bene in evidenza. C'è un tema da aprire, è un tema nazionale, ha ragione, serve una nuova riforma, altrimenti il nostro sistema sanitario nazionale rischia di non reggere più l'urto delle nuove esigenze, e quindi questo è un tema di grande importanza su cui necessariamente si dovrà confrontare la politica italiana sicuramente all'inizio della prossima legislatura, subito, questo per la tenuta vera e propria del sistema. Dall'altro c'è un tema della sanità toscana, che è un'eccellenza, però che negli ultimi anni ha agito con una necessità di una riorganizzazione che però probabilmente ancora non fa vedere gli effetti sperati, e quindi questo dibattito è bene che si apra, ma c'è anche un tema però, secondo me più importante, dell'importanza che ha la sanità pubblica aretina rispetto al resto della Toscana. In questo dibattito credo si debba inserire anche queste valutazioni rispetto al nostro ospedale San Donato e quello i servizi che sarà in grado di fornire in futuro. Credo che sia un dibattito che è giusto aprire e che deve coinvolgere tutto tondo le forze politiche, senza tra l'altro strumentalizzare il tema, perché su questo c'è poi chiaramente le esigenze primarie dei cittadini, ma con la consapevolezza che bisogna tentare di dare le risposte più moderne. Insomma, secondo lei c'è un po' da cercare di capire se questa riforma è fallita o no, perché poi di questo si parla, eh? Cioè bisogna capire se questa riorganizzazione, riforma, chiamiamola anzi come vogliamo, vedi case della salute, vedi, che, case insomma, della... che non cioè, funzionano, allora, bisogna tirare una riga e dire è fallita, è andata bene, è andata sicuramente male. Sicuramente c'è un tema che è quello, tra tutte le questioni, che poi non riguarda di fatto di per sé proprio la riforma in senso stretto, ma c'è un tema che riguarda le liste d'attesa, che io credo sia un tema da cogliere. Va chiaramente diviso la percezione del cittadino, che magari ritiene di avere un tempo di attesa troppo lungo e magari non ha realmente bisogno, ma c'è poi invece la percezione reale di chi invece ha bisogno di accorciare i tempi per effettuare una verifica, un controllo, e magari quei tempi sono troppo lunghi rispetto alle esigenze di una possibile sintomo, di una possibile malattia. Quindi su questo credo che Ralli abbia fatto benissimo ad aprire una discussione. Allora, io farei sentire ai nostri ospiti le voci dei cittadini che la nostra Chiara Sadotti ha raccolto nei pressi, diciamo così, dell'ospedale San Donato. Se l'onorevole Dati vuole rimanere con noi, volentieri, se insomma se ci deve lasciare ci dispiacerà, però insomma, quindi sentiamoci le voci dei cittadini e poi ovviamente anche Ricci e Romani, che per il momento non abbiamo sentito. Prego. Sì, ho preso una visita che ce l'ho fra un anno e un po' di giorni, per le mie ossa. Cioè, se si rende conto, ce l'ho il 2 luglio del 2018. E non so se ridere o piangere, ma è meglio ridere, bisogna esorcizzare certe cose. Cosa vuole che pensa? La sanità in Italia purtroppo è quella che è. Dovrà attendere oltre un anno per fare questo esame. Esatto. Sperando di non rompermi da nessuna parte. Fuori dal CUP di Arezzo, di storie come quella che ci ha raccontato questa signora ancora incredula se ne ascoltano molte. C'è chi addirittura provocatoriamente ci ha detto si deve pagare se non si vuol morire prima. Ovviamente a far discutere sono le liste di attesa per le prestazioni sanitarie nel servizio pubblico. Sono abbastanza importanti, diciamo così, sì, abbastanza lunghe, spesso dobbiamo andare nelle strutture private per alcune visite anche oltre 6 mesi. Per le ecografie, queste visite qua, sì. E a quel punto si ricorre al privato e si paga? Al privato si paga, sì, certo. A quando questo appuntamento? Alle 11:30. In giornata, quindi? Sì. Operato alla cataratta. Quanto ho dovuto attendere per l'operazione? È 1 mese e mezzo, 2. Non lo so neanche. Cosa ne pensa della sanità pubblica aretina? Funziona? Ma hanno aver bisogno, è meglio, purtroppo. In realtà era agosto che ho fatto la prenotazione, era qui ora per giugno. Insomma, diversi mesi. Sì, e per fortuna è un controllo annuale di una visita dermatologica, quindi niente di importante, necessario, urgente, insomma. Era un paio d'anni che andavo da privato, non venivo qui alla visita all'ospedale per fare questo controllo. Che c'era da attendere troppo? Sì, sì. Questo un po' di giorni, sì, un po' di mesi, qualche mese sì. È
qualche mese addirittura per una visita. Sì. Cosa ne pensa delle liste d'attesa? Sono un po' lunghe. Allora, liste di attesa un po' lunghe. Nel frattempo, ecco, l'onorevole Marco Donati, come purtroppo insomma avevamo già anticipato, ci ha dovuto lasciare, però insomma lo ringraziamo comunque della sua presenza. Quindi riparto un attimo proprio da Rally, intanto per sentire un po' la sua opinione di quello che ha appena detto insomma Marco Donati, tra l'altro insomma stesso partito, sicuramente lui ha la sua insomma una posizione molto più morbida della sua, però insomma comunque sia, ecco, mi sembra già importante aver portato a casa questo. Sì, chiamiamola avallo. Poi c'è una discussione anche interna. La questione, vengo subito ai due punti che sono emersi oltre quello che ho detto. La questione delle liste d'attesa è un problema nazionale. Alcune regioni, come l'Emilia-Romagna, per esempio, hanno messo in campo delle risorse aggiuntive per ridurre i tempi d'attesa e hanno dato delle risposte importanti. Nel nostro territorio ci sono alcune cose che vanno secondo me bene, molto bene, alcune criticità. Evidenziare criticità credo che sia il ruolo della politica, indipendentemente sia uno un consigliere comunale che è nello stesso partito di chi eroga la prestazione, come nel caso mio, certo. Ma occorre evidenziare, non far vedere le criticità penso non serva a nulla. Per quanto riguarda invece la questione di cui stiamo anche parlando e il caso della bambina, purtroppo del dramma direi sì, familiare di cui bisogna avere rispetto, purtroppo si inserisce nel ragionamento che stavo facendo, cioè ci sono dei dati allarmanti sulla questione del disagio giovanile che però riguarda non solo i giovani ma che riguarda il problema della nuova genitorialità, delle difficoltà che hanno le nuove coppie, eccetera. Ci sono dei dati, dicevo, un aumento dei suicidi nei giovani, ci sono dei dati allarmanti per quanto riguarda per esempio anche l'utilizzo di sostanze, che sono tutti dati in aumento. Ecco perché io dico che su questo, che sono fenomeni per certi sensi anche recenti, per esempio si parla di dover intervenire su bambini da 0 a 3 anni, che vorrebbe dire coinvolgere la famiglia, parlare anche dei problemi delle famiglie. E quindi in questo senso, quando ho sollevato la questione che in questi settori le risorse in campo sono quelle che sono da diversi anni e bisogna investire di più. Ecco, quindi come dire... ci sono delle criticità, queste sono emergenze degli ultimi anni rispetto alle quali può darsi che il nostro, cioè è indispensabile che il nostro sistema pubblico metta delle risorse aggiuntive e naturalmente chiama in causa naturalmente anche il settore scuola, la questione anche delle istituzioni, perché non è che questi problemi... No, è un sistema, sicuramente è un esatto, sistema. Ma insomma, la sanità deve fare la propria parte. Una bella svegliata. Allora, chiedo scusa, non avevo salutato Piero e Davide, che ovviamente sono sempre con noi, i nostri opinionisti. Ecco, non abbiamo sentito la voce degli altri due ospiti. Abbiamo dato precedenza un attimo a Marco Donati, che doveva lasciare lo studio. Giuseppe Ricci, oggi comitato... No, cittadino. Ecco, cittadino, quindi non mettiamo le etichette, cittadino. Partiamo già da qui, però insomma ex direttore della ASL si può dire, questo sì, per tanti anni, io lo ricordo così, già direttore. Già. E quindi ecco, intanto insomma cosa ne pensa di questa riforma? Lo posso leggermente intuire, ma glielo chiedo. E soprattutto come vede oggi la sanità, cioè la sua sanità che lei insomma ha guidato per tanti anni, oggi come la vede? Una premessa, Greta. Allora, io rispetto Ralli come medico, ci siamo conosciuti circa 30 anni fa, lui giovane medico, ricordo anche quando venne a presentarmi una ricerca per dire che ogni tanto non si dimentica, ma magari dimentichiamo quello che abbiamo fatto ieri sera, quello che abbiamo fatto 30 anni fa, ce lo ricordiamo. Quindi massimo rispetto al professionista Ralli e alla sua abilità professionale. Non condivido per niente la sua analisi politica. Va fatta e va detta verità. Cioè se Ralli avesse iniziato, Ralli politico, avesse iniziato dicendo mea culpa, mia massima colpa. Il PD è la causa prima del disastro che c'è in sanità,
avrei continuato a seguirlo molto facilmente nel suo dire. Perché le scelte sono del PD, le scelte di chi ci governa. Se un qualunque dirigente d'azienda gli togli le risorse, gli togli il personale, gli togli la possibilità di fare, non puoi poi pretendere che faccia produzione, no? Pacifico. Chi ha deciso in Italia di ridurre il Fondo Sanitario Nazionale, e stiamo parlando di miliardi di euro, quantomeno 5 su base annua? Chi ha tagliato 50.000 unità lavoro relativa all'anno scorso in Italia? Chi ha deciso che si dovesse per forza aumentare le liste d'attesa? Chi ha tagliato i posti letto impedendo l'accesso dal pronto soccorso ai reparti? Chi ha messo in discussione la rete ospedaliera? Chi ha tolto i servizi negli ospedali cosiddetti di zona o periferici o disagiati? Chi ha creato le condizioni per cui tutte le grandi criticità, le complessità si debbono comunque risolvere solo e soltanto nei policlinici? Con delle conseguenze culturali e professionali anche nei cosiddetti ex ospedali provinciali. Tutto questo è la politica. Non c'entra niente il tecnico, è la politica. Allora, se è vero questo, analizziamo il dato politico e vediamo cos'è possibile fare per invertire la tendenza. Se non si mette questo, come dire, questa premessa alla nostra discussione, tutto il resto è demagogia pura. Allora, io parlo per dati di fatto, parlo per realtà, per dati documentati. È vero o non è vero che sta diminuendo la vita attesa in Italia, purtroppo, dopo una grande curva che ci ha portato verso l'alto? È vero o non è vero che sta aumentando la povertà in Italia? Al di là del dato della disoccupazione, che magari si collega anche ai suicidi, come diceva poc'anzi Ralli, non lo so, sono degli studi socio-economici che ce lo diranno. Ma i dati sono questi, sono incontrovertibili. È vero che 11 milioni, per dirci, 11 milioni di italiani rinunciano a curarsi quest'anno in Italia. 11 milioni, vi rendete conto dell'enormità del dato? Il dato ultimo del CENS, se dice, ci dichiara che ben 8 milioni di italiani sono entrati in una soglia di povertà perché hanno dovuto frugarsi in tasca per avere una prestazione sanitaria. Di questi 8 milioni, 2 milioni di italiani sono entrati nella assoluta povertà per curarsi, cioè sono talmente indebitati così tanto con banche, vari istituti di credito, con i familiari e così via dicendo, che sono entrati nella soglia di povertà. Sono dati drammatici, ma questa è una scelta, è stata voluta dal 2011 ad oggi, e poi si può anche fare l'elenco di chi ha voluto e perché hanno voluto queste cose. Vorrei sentire Romani e poi vorrei capire però in tutto questo una figura, ad esempio come Enrico Desideri, che è l'attuale direttore generale della ASL Toscana Tutela, secondo, ecco, Ricci, che come si, cioè, cos'è? Semplicemente un, come dire, un passacarte, o comunque può avere insomma qualche manovra decisionale? Poi magari mi risponde Romani. No, intanto dico a Ralli benvenuto nel club di chi da anni contesta scelte aziendali, scelte politiche soprattutto a livello territoriale per le scelte sanitarie. Benvenuto nel club di chi, come dire, da anni contesta tutto quello che sta avvenendo nel nostro territorio, soprattutto provinciale e aretino. Mi sarebbe piaciuto avere Ralli al mio fianco quando, per esempio, da segretario di partito della destra fummo gli unici e soli a difendere la centrale operativa del 118, la Greta se lo ricorderà bene, un po' di anni fa, quando venne fuori il riordino delle centrali operative del 118, e noi fummo gli unici a scendere in piazza e raccogliere oltre 2500 firme in 2 weekend per difendere la centrale. Poi fortunatamente si misero di traverso e in quell'episodio lì la cosa venne abortita. Purtroppo però, e faccio soltanto un esempio, visto che sono anche un operatore sanitario, questo problema della centrale del 118 è stato riproposto qualche mese fa
ed è venuto fuori con una smentita. Poi noi abbiamo lanciato questo messaggio purtroppo di ulteriore impoverimento del nostro territorio, perché portare via la centrale operativa del 118 vuol dire impoverire ulteriormente il territorio, ma soprattutto togliere un'eccellenza che c'è nel nostro territorio, che è il sistema di emergenza urgenza. Per cui mi sarebbe piaciuto Ralli fosse al nostro fianco, invece silenzio tombale su tutto. Ma quello non è che la punta dell'iceberg. Ricci mi ha, come dire, anticipato su tante cose. Io credo che questo è un sistema che, ce l'ha detto anche quella cittadina che è uscita di Ricci, ma hanno dato un appuntamento a 1 anno e 2 mesi per una visita. 1 anno e 2 mesi. Ci rendiamo conto cosa vuol dire 1 anno e 2 mesi per una visita? Qualunque essa sia. In che condizione, come dire, psicologica mette un paziente che comunque deve sapere qualcosa di se stesso, di come sta? Questo non è più accettabile. Non è più accettabile per 2 ordini di motivi. Il primo ordine di motivo è che gli italiani pagano tasse salate, le più alte d'Europa, per avere un servizio sanitario che sia efficiente. Purtroppo la metà di loro prende, e visto che non ha risposte dal Servizio Sanitario Nazionale, prende e va al privato, spendendo ulteriormente. Quindi le scelte da fare sono due: o allora continuate a tassarci, però quando si va al pronto soccorso, quando si va a richiedere le visite nel giro di 15 giorni, ci fate avere le visite, oppure non ci fate pagare le tasse che quotidianamente noi paghiamo, e allora facciamo un sistema pubblico-privato in cui in 15 giorni, per qualsiasi tipo di visita, il cittadino ha una risposta, perché così non si può andare avanti. Non si può andare avanti a pagare tasse che sono il 65% per gli imprenditori, il 50% per il lavoratore dipendente, per avere un servizio nazionale che funzioni. In questo momento non funziona. Io lo so, perché dall'interno del mondo sanitario so quello che vedo, poi magari ne approfondiremo più avanti, e so che quello che sta succedendo non va bene, ma soprattutto non va bene perché ci buttano il fumo negli occhi, ci fanno credere delle realtà che non esistono, e questo è inaccettabile, perché non esistono, soprattutto per il fatto che si gioca con la pelle della gente, e con la pelle della gente non si gioca mai. Allora, c'era Ralli che voleva rispondere, credo, poi però dobbiamo andare un attimo in pubblicità e sentiremo anche Desideri. No. Sì, rapidamente, no, intanto voglio dire, rispondo alla stima del dottor Ricci, la stima per lui, la ricambio, lo ricordo come sicuramente tra i migliori direttori generali che abbiamo avuto, e il fatto che fosse un aretino non è un fatto secondario, perché purtroppo negli ultimi anni abbiamo tutta una serie di figure apicali nella sanità che non nessuna retina. Questo non è un fatto, questa è la battaglia, caro Romani, che io ho fatto, poi può darsi che non sia stato efficace, però questa questione anche delle figure apicali a retine non è un fatto secondario. Seconda cosa, noi siamo accomunati, almeno a parole, no? Penso sull'obiettivo di mantenere il Servizio Sanitario Nazionale Pubblico. Allora, su questo i conti con la crisi vanno fatti. La crisi, che è internazionale, non solo nazionale, non l'ha creato certo il Partito Democratico, nel senso che è una crisi globale, e paghiamo anche il Paese, per qualche anno ancora dovrà subire, speriamo che ci siano elementi di ripresa. Su questo, dicevo, per questo parlavo che è matura, e lo dice di Bancavicchi, su cui insomma voglio dire si può discutere, ma insomma quando dico che ci vuole un'altra riforma è proprio perché se noi stabiliamo che la spesa in sanità è una percentuale del PIL, e il PIL, signori, in tutti i paesi oggi viaggia un incremento dell'1, l'1 e il 2, 2. Ecco, e quindi vuol dire che la risorsa è sempre ferma. Bisogna rompere questo legame, perché c'è indubbiamente l'incremento della spesa sanitaria che in tutto il mondo cresce, cozza contro la linea del PIL, che invece è piatta o poco più. In questo necessita la quarta riforma, e necessita a livello nazionale, ovviamente a livello regionale potrebbe, come spesso stato la regione toscana, essere una regione d'avanguardia. In questo periodo siamo un po' fermi. Io immagino però le altre regioni, perché se tutto questo è un problema nazionale. No, no.
io situazione... ritengo che la regione no, è appunto che però, sia l'avanguardia. No, però voglio dire, ecco, siccome dobbiamo però mantenercelo questo sistema sanitario, speriamo. Perché se appunto se discutiamo della regione toscana, voglio dire, la Lombardia ottima, il Veneto è buono, ma insomma poi siamo sicuramente tra i primi, ecco. E su questo credo che il tema della riforma nazionale è ineludibile. Rispondo e qui termino naturalmente a dottor Ricci, che è stato anche esponente del comitato eccetera, fece la battaglia sulla riforma. Riconosco non che sia sbagliata, ma che non è una riforma. Io ho sempre detto che è un riordino, e riordini sono accorpamenti, direbbe Ivan Cavicchi, ci sono troppe invarianti, cioè nulla cambia, ci sono accorpamenti, è come dire stiamo a raschiare il barile, ma il tema è un po' più grosso. Questo è un tema nazionale che non lo risolviamo a Arezzo, non lo risolviamo nemmeno in Toscana, è un problema nazionale. A livello aretino, io come consigliere comunale ho la necessità di difendere la sanità pubblica aretina, credo che questa ci accomuni molto. Enrico Desideri, direttore generale della ASL Toscana Sud-Est, mi ci ha voluto un po' per imparare questa dicitura che è un po' complicata, quindi figuriamoci la esatto, è un'area vasta. Allora, insomma, noi l'abbiamo un po' sfrugugliato, come si dice in gergo, e sentiamo quello che ci ha risposto. Quello che io faccio sempre, invito tutti i colleghi medici, tutti i cittadini, coloro che hanno un ruolo, insomma, specialmente, a un pochino leggere, studiare, chiedere. Io non so fare le diagnosi bene come il dottor Ralli, è più bravo di me. Come manager tutti dicono che sono un manager che ha studiato, che ha letto la letteratura, che è aggiornato. Forse un confronto può aumentare e migliorare entrambi. Enrico Desideri, direttore generale della ASL Toscana del Sud, ci prova a stemperare le polemiche che sono nate in questi giorni dopo le dichiarazioni del dottor Luciano Ralli, consigliere comunale del PD, ma soprattutto medico. Liste di attesa troppo lunghe, pronto soccorso intasati, dichiarazioni peraltro sottoscritte anche da un altro medico, Angelo Agnolucci. Liste di attesa, insomma, ci sono. Ma sono le migliori della Toscana. Ma ci sono? Quindi, una risonanza magnetica a ottobre è tanta roba, insomma. Però abbiamo un accesso con urgenza entro 72 ore. Questo è un punto di forza del nostro sistema. Gli esami urgenti si trovano risposta in 72 ore. E quel pronto soccorso che sono affollati anche nell'ultimo fine settimana, c'è stato un bel picco. Certo. Quindi le case della salute sono un fallimento. Ma no, le case della salute hanno aumentato l'aspettativa di vita. Ecco, conosciamo i dati. Questo è un dato che lo dà l'Agenzia Regionale della Sanità. Allora, ha calcolato che coloro che sono stati seguiti con il nostro modello del chronic care model, della medicina d'iniziativa, attraverso le case della salute, ha un'aspettativa di vita di 4 anni più alta. L'ASL risponde convocando una vera e propria agorà della salute, in realtà degli incontri pubblici previsti dalla legge regionale proprio con i cittadini. Il primo è convocato per il prossimo 19 di giugno alle 21 all'auditorium Pieraccini dell'ospedale San Donato. 19 sarò ben presente, darò queste risposte e soprattutto, più che dare risposte, perché neanche io, costituirò un percorso con loro, ma non solo con loro, con tutti coloro che saranno presenti, per trovare le migliori soluzioni. Dichiarare è semplice, poi confrontarsi sulle cose concrete, decidere come meglio fare, perché insomma è troppo facile, no? Prendere un foglio e mettere giù delle affermazioni. Allora, dottor Ralli, lei ci sarà questo 19 di giugno? L'ha invitata, ha sentito che l'ha invitata? Sì, certo. Quindi mi raccomando, guardi, che l'invito è ufficiale. A lei, a tutti le i cittadini. Che poi non è mica dicendo no, no, appunto, il 19 giugno. Dico esattamente sempre le stesse cose, quindi puntualmente dirò le stesse. Andrò lì a dire le stesse cose. Perché le avevo dette anche su un giornale aretino, penso nel febbraio, facendo un'interrogazione al sindaco, perché il sindaco in questo senso è un grande assente. Aspetti, ora c'è l'intervista. Però voglio dire... Non è presente qui, ma l'intervista... No, assente, c'ha tante cose da fare, ora, non è che una polemica facile sarebbe. Però su questo tema l'ho invitato, ecco, l'ho invitato dai banchi della minoranza a occuparsi della sanità, perché spetta a lui, come sindaco, a sollevare le questioni e desideri risolverle.
Allora, tu Davide andrai, questo dicendo sei un cittadino, a parte sei del comune di Subiano, no. Però sei un comune limitrofo. No, sei anche un consigliere, quindi. Ma sì, no. No, io vorrei, ora mi dispiace che è andato via l'onorevole Donati, io vorrei invece gettare una provocazione, visto che ci sono prossime le elezioni politiche, inviterei tutti i partiti, questo in primis il PD, a non accettare donazioni da aziende sanitarie private, da aziende farmaceutiche, da tutti coloro che operano nel mondo della sanità. Perché dico questo? Perché è vero che il paese è indebitato, che le risorse sono poche, però c'è stato detto che questi, ad esempio, queste aziende sanitarie devono essere enormi, vaste, mentre è un fiorire di piccole cliniche private. Poi ce n'è tanto piccole, no, ma insomma, rispetto alla Slona Aretina, cioè, voglio dire, e quindi nascono, che ne stanno costruendo una lì davanti a, nell'ex centro affari, davanti alla Camera di Commercio, ce ne abbiamo già tre o quattro. E allora, cioè, o perché il privato, che poi alla fine le entrate ce l'ha in convenzione, funziona piccolo, e il pubblico deve essere enorme, deve essere inaccessibile, perché è inutile dire, ma le liste d'attesa, come d'altronde le sale enormi d'attesa al pronto soccorso, secondo me non è che sono la conseguenza, sono il presupposto, cioè non ci si deve andare, allora io ti provo a costringerti a stare le ore lì, aspettare, a vedere se smetti di venire, anche perché c'è una struttura analoga che pagando 100 euro o più o meno in pochissimo tempo mi fa tutto, insomma, mi accoglie come fossi un signore, come se, tra virgolette. Perché io devo stare due ore lì in mezzo magari a sciagurati o vedere gente bendata, gente che non è chiaro che se ce l'ho 100 euro vado di là, non ci vado lì, ma è una scelta ben precisa questa. Allora ripeto, i partiti, se veramente tutto quello che ci vengono a raccontare, che quindi che ci vogliono così bene, che vogliono che si allunghi la vita, che stiamo bene e che nessuno lucri sulla sanità, intanto comincino a dire: io non prenderò un euro di donazioni a qualunque titolo da uno di questi tipi di aziende. Beh. No, devo dire che questa riflessione è un po', come dire, ammutolito lo studio. Vabbè, poi mi interrompo un attimo, ma voglio dire, è vero che chi vuole ha 100 euro in tasca, va in qualche ambulatorio, pronto soccorso privato, salvo poi quando il caso è veramente grave, chiamano l'ambulanza e si porta all'ospedale pubblico. Questo va detto, perché in molte volte non c'è un'eccellenza di poter prendere in carico il paziente e, come dire, seguirlo fino in fondo. Questo va anche detto, perché più volte è successo. Quindi il problema è un altro, secondo me. È ancora peggio, eh. È ancora peggio, però, no, però non si può dire che risolvono tutto, non è che si può dire si risolvono tutto. Poi siamo nemmeno sicuri. Bisogna vedere quello che ha il paziente. Ora io sinceramente, ora c'è questa cosa dell'area vasta, l'area sud-est, ci hanno raccontato per anni che gli accorpamenti erano, come dire, la panacea di tutti i mali. Avevano detto che con gli accorpamenti sarebbe migliorata la sanità, che con gli accorpamenti si sarebbero diminuiti i costi, con gli accorpamenti il personale sarebbe stato anche maggiormente qualificato, cosa che purtroppo non sta avvenendo, anche perché ci sono delle resistenze territoriali che sono molto importanti. E devo dire che da esponente politico, gli sprechi in sanità ce ne sono tanti. Che vuol dire resistenza territoriale? Per resistenze territoriali non parlo dell'Aretino, ma parlo per esempio del Senese. Ci sono grandi resistenze territoriali, soprattutto a una concezione sanitaria un po' diversa, e questo magari è un tema che andrebbe approfondito, perché gli sprechi, noi che conosciamo il territorio qui ad Arezzo, probabilmente ce ne sarà non moltissimi. Ma ci dicono che quello è un policlinico universitario e quindi deve drenare, sì, tutte le risorse. Sì, magari ci sono due automediche sullo stesso territorio quando hanno 60.000 persone, non abbiamo una con i parametri regionali su 100.000, quindi questo è quello che succede. Un'automedica su 100.000? Un'automedica su 100.000 più le BLSD. Mi sta bene? No, guarda, che quello copre sinceramente
è la cosa giusta, qui ci sono le infermierizzate. Sì, è corretto, perché non è corretto quello che fanno a Siena. Bravo, okay. Bravo, è questo. Quando si parla di sprechi, questo sì. Andrebbe visto questo. Ma il fatto non è questo, il fatto è che mi si viene a raccontare che gli ospedali periferici vanno chiusi. Si parla di Bibbiena che va chiusa o comunque ridimensionata, si parla della Fratta che va ridimensionata, eccetera, eccetera. Io posso pensare anche che non si può fare tutto negli ospedali periferici, cioè una risposta, diciamo, di una intensità di cure specifica, probabilmente è giusto che venga su Arezzo, eccetera, eccetera. Il problema che ci dobbiamo porre tutti è un altro, che è quello di, come dire, che quando arrivano in pronto soccorso a Arezzo, per esempio, non è che la quantità di personale che viene a ricevere il malato è maggiore rispetto a 10 anni fa. No, certo. Sono sempre gli stessi. E questo è il problema, cioè è aumentata la domanda. Quanti sono i medici che ruotano? 4 medici che ruotano, quanti sono? Sì, sono 2 al giallo e poi ci sono i verdi, i medici. Però la domanda che, diciamo, il paziente dà, che è maggiore, ha una stessa risposta, non è aumentata dal punto di vista quantitativo e non è aumentata nemmeno dal punto di vista qualitativo e strutturale, perché ricordo che il pronto soccorso di Arezzo, per le croniche deficienze anche strutturali, secondo me è inadeguato a ricevere quella mole di malati che... Allora, la fermo un secondo, perché questo è un ragionamento secondo me chiave. Allora, e vado qui da Ricci, già direttore generale dell'ASL. Allora, lei ha, come abbiamo capito, insomma, è il governo, che la regione, che dice io ti do 10. Questo 10, insomma, lei ha modo da direttore, quindi in questo caso nella figura di Enrico Desideri, di, come dire, ripartirlo equamente, cioè di fare il buon manager e quindi di evitare quegli sprechi che diceva ora Cristiano Romani, cioè di togliere e di dare, insomma, in maniera paritaria, o no? Cioè, perché sennò questo ruolo cosa si crea a fare? Cioè, per passare le carte? Per firmare gli assegni? Cioè, perché poi alla fine che fa un direttore generale? Cioè, se non, come dire, creare un equilibrio in questa aslona, che tra l'altro credo... Ha da fare. Credo sia... Racconta le novelle. Ecco, vabbè, questa è una tua, come dire, lettura. Ma è la più grande d'Italia la ASL nostra per numeri. Si continua a sbagliare quello che poi nel mio scritto dissi: non indicate il dito quando avete di fronte una luna. Non era il solo quel signore che me l'aveva detto. Infatti, perché si ripete, si rinnova, no? di volta in volta una situazione che onestamente è anche imbarazzante. Cioè, io non voglio che essere il difensore dei direttori generali, lungi da me, ci mancherebbe altro. Io ho fatto queste esperienze che via, parte del passato, 20 anni fa ormai l'unica cosa che rimpiango è che ero più giovane. Qual è il problema? Io vi invito ancora a riflettere, perché se non si entra in questa dinamica non se ne esce. Non è questione organizzativa, è una volontà politica. Io mi rendo conto. Va bene, ma allora che spiegare alla gente questa cosa. Ma allora il direttore generale che fa? Esegue la volontà politica? Ma se il direttore generale, pur sapendo che ha bisogno di 10 ortopedici, non gli consente di assumerli, che cacchio fa? In pura ipotesi. Se il fabbisogno, una volta noi si riusciva molto facilmente a fare i calcoli, no? Si diceva abbiamo 1000 richieste di visite ortopediche, ipoteticamente una a 1000 servono 10 ortopedici, buttiamoli per fare un esempio. Oggi non è più così. Oggi ti hanno detto che il turnover è pari a 0, eccezione fatta alcune emergenze. Cosa significa? Cioè, quando sentivo parlare di riforme, ma qui hanno distrutto la sanità senza fare riforme, perché hanno detto semplicemente nei servizi pubblici non si assume più, chiuso, da Monti in giù, Monti, Letta, Renzi, non si assume più nessuno, tutti quanti ad applaudire, perché si sa, il dipendente pubblico è un lavativo, un dipendente pubblico ruba denaro, una massa di cittadini ad applaudire. E tutti quanti a non capire il disastro che stanno facendo. Salari, si bloccano i salari. Come a dire, ma come? Allora io che comunque sto lavorando, sto dando il massimo di me, non ho più diritto ad avere un minimo di recupero neanche del tasso inflattivo anno su anno, oggi a distanza di 10 anni,
sto perdendo, sto guadagnando di meno, è questo che tu governo vuoi da me? Hai così fiducia nella mia capacità professionale che mi induci ad abbattere il mio... E così via dicendo. Allora, se le scelte sono queste, quando poi di fatto scendi giù a livello aziendale, ti rendi conto che sei, come dire, con le mani legate. Poi è chiaro che ognuno cerca di fare o di dare le informazioni che meglio ritiene opportuno per tranquillizzare anche la popolazione, ma benedetti Dio, Ralli diceva la famosa legge 28 per cui abbiamo cercato di mandarla a quel paese, abbiamo raccolto le firme, ottenuto le firme, pronto a fare referendum, quel figlio di buona donna De Rossi che ce lo impedisce inventando un collegio di garanzia nominato lì all'improvviso ex novo che ti annulla il referendum, questa è la democrazia che c'è in Toscana. Ma Rossi perché ha fatto la 28? Vi siete mai domandato? Andate un attimo a verificare il tempo, in che stagione eravamo, in una stagione nella quale Rossi, il PD, la Regione non riesce a chiudere i bilanci. Rossi corre il rischio di essere commissariato e non sarà commissariato soltanto grazie all'intervento della Lega, perché il Veneto e la Lombardia rinunciarono a quattrini propri per darli alla Toscana e Rossi riuscì a chiudere il bilancio in pareggio. Eravamo sotto elezioni regionali, ti rendi conto se fosse passato il messaggio? Sì, però ha preso il 55% dei voti. No, ha preso il 50%, anzi il 48%, di gran lunga inferiore rispetto alla volta precedente. Ma comunque in Toscana poi basta che uno si vesta con la casacca del PD, venga eletto, è un altro discorso. Ma non me ne frega niente. Problema è. Arezzo è andata un po' diversamente. Sì, comunque. Facciamo gli esempi. Scherzi, sì. Faccio gli esempi, no, per carità di Dio, mica voglio fare adesso polemica su queste cose, non mi interessa perché le cose importanti sono altre. Rossi è di fronte a un bisogno stratosferico di ridurre i costi. Come può ridurre i costi? C'è un modo solo, in sanità c'è un modo solo, tagliare sul personale. E lui inventa una legge che gli consente, per legge, di poter tagliare il personale. E tutti quanti ad applaudirlo, tutti quanti a votarlo, a dire sì, bravo, complimenti, non rendendosi conto che quella legge consente sì le uscite, ma non consente la sostituzione. Perché quando tu crei gli esuberi, ben 2.000 esuberi, chi parla di 2.500, chi di 3.000, sono 3.000 posti lavoro in meno che non vengono sostituiti. Che cavolo c'entra, vuoi che c'entra il direttore generale in queste dinamiche? Allora, sono scelte politiche. Quindi anziché rivolgersi alla relazione di desideri, lei si doveva rivolgere direttamente a Rossi. Cioè il suo bersaglio era, insomma, il suo forse, presidente. Forse Ralli, non diciamo come ha detto. Ma io gliel'ho buttata là, volevo vedere. Che non è più innamorato. Esatto. Lui forse ha mirato, ha mirato anche bene. Chiaramente lui ha voluto, diciamo... È passato un pochino la polemica, e quindi esatto. Perché poi dopo viene fuori queste cose. Insomma, creato una bella discussione del suo partito, vediamo quello che verrà fuori, soprattutto. Certo. Perché poi... Non eludo un paio di domande, perché appunto mi ricordo di quando era direttore del dottor Ricci, uno dei momenti, no, anche più alti della sanità aretina. Allora, la questione della riforma. Allora, la riforma che ha voluto Rossi è un riordino con un accentramento che ha voluto in tutti i settori, che ha portato avanti nel settore sia dei servizi complessivi, sia nei rifiuti, sia nell'acqua e, voglio dire, nella sanità, oltre che la riduzione delle ASL, pensate alla centralizzazione della centrale d'acquisto, l'Estar, cioè c'è una sola centrale. Ecco, questa è stata una sua, voglio dire, scelta molto determinata che ha portato in avanti. Giusta? Allora, giusta? Appunto, dicevo, a mio parere ha forzato eccessivamente. Posso dire che Arezzo, voglio dire, quando c'è stata l'elezione abbiamo pagato anche, perché è una scelta forte che poi, come dire, fatta in poco tempo. Credo che l'accentramento di tutti i servizi poi
non comporti necessariamente delle economie di scala. Per esempio anche sul lato dei rifiuti non sono d'accordo. Proprio in questi giorni uscirò, ora come dire prendo in contropiede il dottor Ricci, no? Ma io parlo di Arezzo rifiuti zero perché ha ragione quando sulla questione, no? Per esempio anche dei rifiuti, della prevenzione sanitaria, occorre che questa città faccia una svolta. Ecco, questo lo anticipo perché nei prossimi giorni. Ecco. Sì, su questo io credo che ci sia, aperta una riflessione, che però è complessiva, è proprio di assetto istituzionale. Lui ha centrato sì non solo la sanità ma tutti i servizi. Allora, su questo una riflessione va fatta perché la nostra storia intanto è più diciamo legata ai singole province, ai singoli comuni. Come vedete non funzionano gli accorpamenti dei comuni, no? Perché dobbiamo accorpare i servizi, ma non possiamo accorpare i comuni. E poi la possibilità per un comune di controllare in qualche modo e fare da controllore sull'efficienza delle prestazioni fornite da altri, se lo allontanano troppo, ovviamente cioè l'ASL di oggi di tre province ha a che fare con 100 comuni. Quindi i singoli comuni contro un poco, no? Credo che su questo una riflessione debba essere aperta. Però finisco sul discorso dei direttori. No, i direttori hanno cioè questo discorso che per cui se non ci sono risorse non si va avanti, allora oggi in ogni comune, il comune che dovrebbe fare con le risorse che ci sono? Anche la crisi economica mette in crisi le regioni, ma anche ovviamente i comuni, eppure si fanno, cioè vanno fatte le scelte. Hanno individuati i settori che hanno più maggiore criticità e si investono in quei settori. Allora, ci sono oggi, scusi, termino, ci sono dei settori oggi che hanno meno bisogno di personale, straordinariamente, e altri settori che sono, e su questo è una cosa tecnica, ora onestamente, poi la politica. Quindi ci sono responsabilità anche di. Il comune può raccogliere altre tasse, non soltanto i trasferimenti. Ormai no, perché intanto governo Renzi non abbiamo messo più tasse, no, e quindi il comune non vuole, possono mettere. È un organo che può comunque. Ma non lo può fare e fa con quello che c'è. E però voglio dire, in molti comuni si fanno delle scelte. Credo che in sanità lo stesso dobbiamo fare le scelte. Quando io ho individuato due criticità, non ho detto che la sanità toscana o la sanità aretina non vada bene. Ci sono delle criticità di cui bisogna parlare, investire lì e magari disinvestire da in altri. Esatto. Allora, ci sentiamo velocemente il sindaco Ghinelli, che tra l'altro era una puntata di A tu per tu con il nostro Faltoni, ma ne abbiamo approfittato, visto che il tema era caldo, per strappargli una battuta anche sulla sanità. Ha detto che chiederà i numeri a Desideri. Vediamo. Non puoi aumentare, dici. Io credo che lui si sia posto in maniera cosciente nei confronti di un tema esistente, un tema peraltro che non ha sollevato lui per primo. Oggi fa scandalo che lo sollevi lui, che è un uomo che appartiene alla stessa classe politica del soggetto recettore della sua critica. Ma il sindaco d'Arezzo è da tempo che parla di liste di attesa, che parla di disservizi, che parla di problemi strutturali del San Donato, che parla di problemi sul personale. Oggi lo dicono anche medici che non appartengono alla mia area politica. Cosa vuol dire questo? Che il problema c'è, non è una finta, il problema c'è. Il dottor Desideri si è un po' giocato la sua credibilità, promettendo a più riprese che non ci sarebbero stati tagli su Arezzo per produrre un miglioramento nelle altre città di area vasta sulle quali ci sono oggi dei peggiori servizi di quanto non ci siano ad Arezzo. E quindi mettendo risorse lì ed evitando di metterla dentro, ma senza tagliare nulla ad Arezzo. Si è giocato una credibilità vera e seria. Io ora voglio vedere i numeri. Cioè, finora abbiamo parlato sulle sensazioni. Il dottor Ralli ha parlato sulla sua esperienza. E adesso gli chiederemo i numeri. Ci fai vedere le assunzioni degli ultimi 6 anni e vediamo se hanno il trend che io mi aspetto oppure no. Però voglio vedere le mie, voglio vedere quelle di Siena, voglio vedere quelle di Grosseto e voglio vedere il cambiamento. Una cosa devo dirla. Io non mi diverto a far polemica, mi diverto a affrontare i problemi per risolverli. Se li risolvo sono bravo, se non li risolvo sono un somaro, lo dico. E questo vale per tutti però, attenzione, le patenti di somaro sono pronte, basta metterci un timbro e una firma sopra. Non è possibile
che si continui a voler gestire la sanità nel sud della Toscana con lo schema che oggi è vigente. Questa riforma, purtroppo è ormai quasi un anno e mezzo che è stata varata, non ha ancora prodotto i cambiamenti organizzativi che erano stati promessi. E badate bene che si era parlato di cambiamenti organizzativi che avrebbero portato a un risparmio di risorsa, che poi sarebbe stata investita nei confronti di quei territori che ne avevano più bisogno. Ci sono tanti indicatori che possono essere presi come rappresentativi del benessere clinico o del benessere sociale. Tra quello clinico c'è la durata media della vita. Ci sono situazioni nelle quali la durata media della vita è più bassa che non altrove. È corretto, è giusto, è sacrosanto ed è umano ed è etico aumentare la risorsa in quei luoghi, senza però toglierla altrove. Questo è il gioco sul quale qualcuno ci si è giocato la credibilità. Ora andiamo a fare i conti, visto che anche qualcun altro ha sollevato il problema, facciamo i conti e vediamo se è vero o no. Allora, insomma, queste patenti di somaro che a quanto pare sono pronte un po' per tutti, speriamo insomma di non ne staccare troppe, anche perché noi vorremmo che la sanità funzionasse. Sbaglio o il sindaco Ghinelli in campagna elettorale aveva sottoscritto il vostro documento, quello del referendum? Sì, sì, noi, il nostro era un invito trasversale da destra a sinistra, convinti come eravamo che quella legge fosse una legge sbagliata. Devo dire che in fase iniziale, questa è una specie di, ma si può raccontare, se non si può, non si infrange qualche segreto, invitammo anche il PD locale a dire ma prendete un attimo posizione, vi farete soltanto del male. Non ci fu verso di farglielo capire, erano convinti di avere di fronte la Madonna, ah no, se la Madonna la Terina c'era già, che ne so, così, Mastro Don Rossi, che gli dava tutte quante le benedizioni, andarono dritti alla loro strada e adesso vediamo le conseguenze in tutta la Toscana, non è Arezzo, sì, vi sì, giuro, no, certo. È tutta la Toscana nei casini, è tutta la Toscana. Sul discorso di prima, non è vero che la Toscana è ancora la più bella regione, non è vero. Nelle ultime statistiche la Toscana è sparita, è scomparsa, non c'è più. Non è più neanche una regione da prendere come a modello o a benchmarking, non esiste in nessuna statistica, né ministeriale del Ministero del Tesoro, né di quella della Sanità. Come mai? Vagliela a spiegare. Quello che ha detto, scusi, Desideri, che si campa 4 anni in più, che ha detto che c'è l'aspettativa di vita migliore. Sì, case della salute, come Dio comanda, come legge ordinerebbe, che significa apertura H24 con tutti i medici di base e pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale, postazione di emergenza territoriale, copresenza di ospedali di comunità, o di cure intermedie, di RSA, di strutture per disabili, diagnostica, specialistica, tutto quello che serve per dare una prima risposta al cittadino, reale alternativa al pronto soccorso, non esiste in Toscana. Noi in Toscana siamo bravi a fare le leggi, bravissimi, siamo sicuramente i legislatori migliori al mondo, c'è chi dice anche che qualcuno soffre anche di mania legislativa, ma al di là siamo di questo... Siamo i più prolifici, tra l'altro, tra i più prolifici. Se pensiamo che il nostro governatore ha modificato la legge di riferimento, la famosa 40 del 2005, esattamente 34 volte, 3 volte all'anno, in questi ultimi 10 anni, ti lascio immaginare. Ma ci ho detto, il prototipo Casa della Salute non esiste. Quindi quando, per adesso abbiamo soltanto cambiato etichetta. Una volta era SAU, poi è diventata distretto, o si è chiamata Casa della Salute. Sì, per gli aretini e la USL. Ma USL. Quello che allora dovrebbe essere, non c'è. C'era Ralli che voleva, io devo chiudere, devo sì, chiudere sì, proprio... No, io però volevo dire una cosa, se fosse possibile, sì, perché... Andiamo per ordine. Credo che i disagi della sanità si abbattono sì sull'utente, sul paziente, ma si abbattono anche sui lavoratori, perché io inviterei anche Ralli, lo avrà fatto sicuramente, ad andare al pronto soccorso in altri reparti dove il carico di lavoro mette veramente a dura prova gli infermieri, i medici, gli operatori sanitari. C'è un carico di lavoro che è aumentato negli ultimi 2 anni in maniera incredibile. Voi, per quello che diceva Ricci prima, perché tante persone che non possono curarsi fuori vanno al pronto soccorso per cercare una risposta. Certo. Ma voi anche perché, come dire, c'è anche un fattore della nostra società che forse nessuno prende in considerazione, che è quello
delle persone che non erano italiani, presunti migranti, che anche quelle caricano in maniera esponenziale i nostri pronti soccorsi. E questo è un problema di costi, è un problema di gestione sia sociale che sanitario che anche di ordine pubblico. Anche stamani c'è stato un po' di problemi al pronto soccorso di Arezzo, sempre per le solite persone. E c'è un problema di allungamento di code, di risposte non date, di persone che aspettano in fila per ore. Ora, il problema è che c'è una scarsa ricettiva, c'è una scarsa ricettività dal punto di vista territoriale, ma c'è anche una scarsa ricettività dal punto di vista dei pronti soccorsi e soprattutto nei reparti, dove vengono chiusi i reparti nelle zone periferiche, nei reparti dove, per esempio, Arezzo, mi viene in mente l'ortopedia, non è che è aumentato il personale è sempre uguale, i letti sono sempre uguali. La domanda è aumentata. Questo sì. È quello sulla quale noi dobbiamo ragionare e mi sono d'accordo con quello che diceva Ricci. Rossi deve rientrare di 440 milioni dal buco dell'ASL di Massa, di qualche miliardo di buco dell'ASL di Careggi, perché nessuno lo dice, ma lì c'è un buco molto più profondo di quello di Massa, e quindi fa economia sulla pelle della gente, e questo non va bene. Allora, Ralli, ultimissima riflessione, poi bisogna chiudere. Le criticità che ci sono attualmente, sarebbe troppo semplice farle ricadere dal riordino della riforma, insomma la riforma che non è una riforma, un riordino della regione toscana, non è né la causa e anche non è la soluzione. Per quanto riguarda un consigliere come me che solleva queste questioni, mi auguro che venga l'assessore Saccardi e su un paio di temi faccio degli investimenti, prometta e poi faccio degli investimenti per la sanità retina, perché questo poi ci interessa alla fine, sollevare i temi e poi non portare a casa, ci interessano risorse per la nostra sanità, l'averli sollevati è un tema, il sindaco non li ha sollevati, se viene l'assessore e porta gli investimenti non l'ha risolti, se no sembra che fa, io mi sono contenuto, però sembra che tu hai fatto la sparata sulla sanità soltanto perché o vuoi ritagliarti qualche cosa dal punto di vista politico o per attaccare il sindaco. È sbagliato, il sindaco Inelli più volte ha preso posizione contro la riorganizzazione sanitaria, ha preso posizione sulla chiusura della centrale del 118 che noi gli abbiamo sottolineato. Questo è, se no sembra che tu hai sparato proprio perché ti devi ritagliare un ruolo politico. Allora, questo è antipatico. Io si porta i soldi per antipatico. Il parere vostro, io l'ho sentito, l'ho ascoltato con pazienza. Ma appunto coincide con ciò che dice la gente, cioè vale a dire la gente dice le stesse cose che dite voi, e però sembrava che nessuno se ne accorgesse. Noi è un anno che le diciamo qui in questa televisione, e siccome però i raccontatori di novelle, lo ripeto, dicono che tutto va bene, e allora ecco, ora siamo arrivati quasi alla fine e quindi abbiamo visto che le novelle non contano più. Le novelle non si raccontano più e non ci sono nemmeno le novelle da raccontare, perché ormai sono finite anche quelle, la realtà. E quindi ecco, io credo che ormai tutti dobbiamo cercare, per quello che possiamo, a lavorare e cercare di far capire che effettivamente qui non ci sono dei fessi che gli si può raccontare tutto, la gente vede da sé. Allora, grazie mille a tutti i nostri ospiti, Cristiano Romani, Giuseppe Ricci, Luciano Ralli e l'onorevole Marco Donati, che è stato con noi nella prima parte della nostra trasmissione. Ci veniamo anche noi dall'assessore, se ci dà i soldi lo testimoniamo anche con le telecamere, così li inchiodiamo alle sue responsabilità. Pubblicità, e ci vediamo fra poco per una piccola parte di questo Nero su Bianco, dedicato invece ad una bella notizia, bella per modo di dire, ma comunque questa festa della Repubblica, un 2 giugno speciale ad Amatrice. A dopo.